La misura cautelare che è stata eseguita oggi è la naturale evoluzione di altre attività investigative e di interventi giudiziari che già si sono verificati sul territorio di Cosenza e ha come suo focus principale un gruppo di soggetti che, sempre con riferimento alla gravità indiziaria che è stata acquisita e che dovrà essere sottoposta al vaglio nella diciamo contraddittorio delle parti, ha registrato appunto la prosecuzione dell'attività di controllo del territorio da parte dell'organizzazione di 'Ndrangheta confederata e che opera nel territorio di Cosenza. Accanto a questa, che opera attraverso una serie di attività illecite, tipiche del controllo del territorio, tant'è che sono state registrate numerose vicende estorsive che hanno interessato come vittime titolari di esercizi commerciali o titolari di attività di imprese, a dimostrazione appunto che il contrasto che viene esercitato alla illegalità nel territorio di Cosenza è un contrasto continuo che consente di concorrere insieme a tutti gli altri, a tutte le altre pubbliche autorità, a creare quella condizione di fiducia che possa ingenerare, diciamo così, dei circoli virtuosi nell'ambito della comunità stessa. Accanto a questa diciamo protrazione dell'attività dell'organizzazione di tipo 'ndranghetistico, l'oggetto della misura di oggi è l'operatività dell'associazione finalizzata al traffico e al commercio della sostanza stupefacente, di tutti i tipi, che sostanzialmente è associazione che sostanzialmente monopolizza il mercato dello stupefacente nel territorio di Cosenza, nel suo interland, attraverso appunto un controllo che proviene dai vertici dell'organizzazione di 'Ndrangheta, sicché può esercitarsi l'attività del traffico di sostanze stupefacenti soltanto da parte dei soggetti che sono espressamente autorizzati dall'organizzazione stessa, attraverso articolazioni dell'organizzazione stessa che devono rendere conto ai vertici dell'organizzazione di tipo 'ndranghetistico. E ciò si esercita anche attraverso dei canali di rifornimento che sono consolidati nel tempo e collaudati, in particolare che vedono come luoghi di rifornimento della sostanza stupefacente i centri della provincia di Reggio Calabria, sia dell'area tirrenica che dell'area ionica, e sono stati registrati numerosi contatti con esponenti anche di organizzazioni criminali del territorio reggino, che appunto costituiscono i fornitori poi di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che vengono immessi nel mercato cosentino, un mercato particolarmente diffuso e che è particolarmente redditizio per le organizzazioni criminali. Uno spaccio come anche un modo per controllare il territorio? L'attività di spaccio della sostanza stupefacente era una delle modalità attraverso cui l'organizzazione di 'Ndrangheta esercitava il controllo sul territorio, ovviamente mantenendo quelle dinamiche criminali di controllo sia con riferimento ai destinatari dello spaccio di sostanza stupefacente, sia con riferimento ai soggetti che venivano utilizzati nel commercio della sostanza stupefacente e che dovevano rendere conto appunto all'organizzazione di 'Ndrangheta e ai suoi vertici, registrandosi anche un profilo particolarmente inquietante nel traffico della sostanza stupefacente, che è quello dell'utilizzo dei minori nel traffico e appunto nel commercio diffuso della sostanza stupefacente. Io posso dire che tutte le attività di spaccio venivano tassativamente regolate dal gruppo verticistico, che poi diramava i suoi ordini alle minori articolazioni. Tutto veniva deciso ovviamente dall'alto, da iniziare dal canale di approvvigionamento per i diversi tipi di sostanze stupefacenti, e c'erano dei canali esclusivi che dovevano essere, e solo quelli dovevano essere utilizzati. Poi, per quanto riguarda invece le attività di spaccio, erano attività di spaccio che ovviamente sono diffuse in tutta la città. Le cosiddette piazze di spaccio erano un po' dappertutto.
e quello che ovviamente poi risaltava era anche il ritorno, cioè tutto ciò che era provento di attività illecita doveva essere versato in un'unica bacinella, in un unico contenitore che poi doveva essere riutilizzato per ulteriori attività illecite o per il reinvestimento nell'acquisto di altra sostanza stupefacente. Quello che mi preme, se mi consentite, mi preme ovviamente sottolineare è che attività del genere sono frutto di una capillare, innanzitutto di una capillare attività info-investigativa che parte dal basso. Per quanto riguarda per esempio l'Arma dei Carabinieri, mi piace veramente sottolineare il fatto che grandi acquisizioni informative siano derivate dalla nostra cellula elementare che è la stazione. Poi man mano che i riscontri e le situazioni diventavano sempre più complesse e più articolate e poi si è intervenuti con reparti che sono deputati poi all'attività investigativa più complessa, fino ad allargare poi a unire sotto la direzione ovviamente della procura distrettuale, fino ad unire poi gli sforzi investigativi di tutte le forze di polizia verso l'obiettivo comune, che era quello di disarticolare un'altra parte, facendo riferimento ovviamente all'indagine, alla pregressa indagine Reset, un'altra parte di questo gruppo, di questi gruppi confederati che la facevano un po' da padrone dal punto di vista criminale nella città di Cosenza. Il coordinamento, come abbiamo detto, è stato detto più volte, assicurato dalla Procura della Repubblica, ha consentito una perfetta sinergia di forze, di svolgimento di attività complicate e sicuramente molto complesse, svolte dalle singole articolazioni delle varie forze di polizia, che hanno permesso appunto di mettere insieme un quadro complessivo di in materia di tipo indiziario, che ha permesso appunto lo svolgimento di questo tipo di operazione. Parlava poco fa il procuratore, si parlava di controllo del territorio e dal punto di vista del territorio che risentiva di questa attività illecita, va evidenziato a mio avviso non soltanto il risultato dell'azzeramento di un'organizzazione che consentiva un approvvigionamento sul territorio di spaccio, ma anche la garanzia di aver assicurato a grandi porzioni del territorio cosentino un ritorno alla, passatemi il termine, alla sicurezza, alla normalità, togliendo dalla strada sostanze che ovviamente si ripercuotono sulla serenità dei nostri ragazzi e della nostra gente. È stata certamente un'attività complessa che ha interessato non solo il nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza, ma ha collaborato a questa indagine anche lo SCICO e il GICO di Catanzaro. Quindi è stata un'attività sinergica non solo, come dicevamo prima, tra tutte le forze dell'ordine, ma anche all'interno della nostra organizzazione. E devo dire che, come sempre, colpisce la spregiudicatezza di questi criminali, perché questo sono è vero che c'è sempre la presunzione di innocenza, però da quello che noi abbiamo potuto captare e ascoltare effettivamente c'era una spregiudicatezza nelle attività di commercio, di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Così come ho detto prima, colpisce anche il fatto che Cosenza, come sapete, per molti anni è stata considerata un'isola felice, si sapeva che ci fosse la criminalità organizzata, ma non si immaginava che fosse così invasiva e così pervasiva. Queste ultime operazioni, non solo questa, ma anche la Reset precedente che abbiamo fatto sempre in collaborazione, evidenzia che insomma proprio Isola Felice non sia. Piazza di Spaccio era fondamentalmente concentrata nell'abitato di Cosenza, ma interessava massicciamente anche i comuni strettamente limitrofi all'abitato di Cosenza. Dal punto di vista delle sostanze stupefacenti smerciate, si trattava di un po' tutte le sostanze stupefacenti comunemente in commercio illegale, ossia marijuana, eroina, hashish e cocaina. Hanno
detto che erano stati coinvolti anche dei minorenni. Che compito avevano e soprattutto come venivano reclutati? È stato riscontrato che in alcuni casi alcuni degli indagati hanno addirittura impiegato i propri figli con mansioni soprattutto di consegna del denaro dovuto ai fornitori di sostanze stupefacenti. Si diceva che durante il lockdown avevano avuto problemi di approvvigionamento soprattutto in spaccio, ma che c'era stata questa sorta di mutuo soccorso tra i clan. Sì, diciamo che il lockdown ha creato sicuramente un momento di crisi finanziaria anche nel settore illecito del narcotraffico. Questo oltretutto perché i controlli massicci che c'erano da parte delle forze di polizia in ordine alle ragioni per cui i cittadini circolavano evidentemente scoraggiavano o comunque rendevano difficoltosa l'attività anche di circolazione con finalità di spaccio per i soggetti appartenenti all'associazione oggi in contrasto. E tuttavia, in ossequio allo spirito che anima il cosiddetto sistema operante nell'area cosentina, i vari gruppi di spaccio nel versare i propri proventi, diciamo, all'interno della cosiddetta bacinella, ossia di quella cassa comune a tutti i gruppi dell'unica confederazione ndranghetista, garantivano così una sorta di mutua assistenza anche in un periodo economicamente non florido come quello del lockdown. Quanto è durata l'indagine e soprattutto qual è stata la causa per scatenante per far iniziare l'indagine, diciamo così? L'indagine è iniziata nel 2017 ed è perdurata fino a tutto l'anno 2022. Diciamo che più di unica causa scatenante è corretto parlare di più cause scatenanti, o meglio di lettura sistemica di un fenomeno, quello dello spaccio, che era percepito e osservato dalle forze di polizia. La lettura sistemica di queste attività illegali è poi confluita in un unico procedimento madre, che è quello che oggi ha visto lo sfogo cautelare di cui stiamo parlando.